Ciao amici, ciao amiche, benvenuti in questo nuovo video, bentornati nel mio canale. Ci troviamo da Meganò, dove sto venendo a fare un po' di shopping da, da Tiger. C'è un sacco di gente, infatti mi sono dovuta mettere un pochettino a portata per registrarvi perché c'è veramente un pienone di gente oggi. Sono venuta qui da Tiger perché volevo vedere se ci sono delle cose per la scuola o comunque se ci sono altri articoli. Ho visto già che ci sono delle promozioni al 50%, andiamo insieme a vedere di che cosa si tratta. Ecco qui quello che si vede dalla vetrina, sono super curiosa di entrare dentro. No, vabbè, fantastica questa borraccia blu, la adoro. Con gli inserti rosa viene 12 euro, non costa tantissimo. Comunque entriamo dentro. Sono entrata e vi faccio vedere tutto ciò che c'è in sconto al 50%. Già i miei occhi stanno brillando. Sono queste scatoline simpaticissime con i limoni a 70 centesimi e anche tipo questo qui che è un gioco con i dadi a 1,40 euro. Delle ciotoline in ceramica a 2 euro, ma carinissima la brocca a 2,80 euro rosa, cioè stupenda ragazzi, adoro. Poi stavo vedendo di qua lo specchio dove mi vedo anch'io, carinissimo, a 8,40 euro. Beh, non è proprio un prezzo low, come dire. Fantastico, questo qui è un box per snack che può essere utilizzato anche per scuola, però vorrei aprirlo per rendermi conto di come è fatto dentro, potrebbe andare bene per la scuola, vediamo un attimo. Ok, non ha scompartimenti, il che potrebbe essere positivo. Per 2 euro mi sembra un buon prezzo, mi sembra carino. Adesso vediamo se piace alle bimbe, così lo prendo, vediamo. Questo astuccio carinissimo in forma di stella cadente a 6 euro e poi c'è tipo un'agenda che mi fa pensare molto tipo alla nanna. Molto carina ragazzi, bellissima, anche questa a 6 euro, molto molto bella. Qui porta pranzo a forma di arcobaleno a 3 euro e anche la borraccia a 2,50 euro. E altri astucci, bello! Ah, che poi questo è un astuccio che si può colorare con i colori a spirito, praticamente. Bellissimo! Tiger è un altro luogo della perdizione, ragazzi. Questo qui è un quaderno comodissimo, secondo me, con segnapagine. E viene 6 euro. Un blocco con gli anelli. Continuano gli sconti fino al 50% anche di qua, dove troviamo delle bottiglie in vetro a 3 euro con questi ricamo tipo un po' arcobalenoso, una stampa a strisce, anche un box diciamo per gli snack e poi pure più piccola, questa qui è 1,50 euro, questa qui 2,50 e bicchieri 2 euro. Bellissime queste posate che sono un po' di questo colore particolare, vedete che cambia i toni, a 5 euro, ma sono però soltanto quelle che vedete esposte, non ce ne sono altre. Questo è un vassoietto a 4 euro, però ragazzi i prezzi sono un po' altini. Per esempio candelina a bolle, arancione e rosa 3 euro, insomma ragazzi. Non è proprio un prezzo basso. Da Tiger mi ricordo una volta si risparmiava, si trovava tante cose a prezzi bassi, adesso ci sono prezzi molto più alti rispetto ad Action piuttosto che Peppo, Kick, insomma. Però gli articoli sono stupendi, anche solo per farsi un giro a volte. Questo è un contenitore carinissimo che costa 5 euro, ma mi fa pensare ad un bel contenitore per metterci tipo i pennelli da trucco, oppure anche le ovattine, gli smalti. Molto molto carino, mi piace proprio la colorazione, prende un po' gli occhi. Una penna proprio da princess ragazzi, a 1,50 euro, ma è super super carina. Questo mi piace un sacco, il diario della gratitudine ragazzi. Questo quasi quasi ci faccio un pensierino, costa 6 euro e ogni giorno si può scrivere il ringraziamento della giornata, scrivendo anche quali sono stati i focus del giorno e quante stelline diamo alla giornata vissuta. Questo è molto bello ragazzi, molto bello, mi piace. Anche questo è molto simile, il diario dei 5 minuti. Andandolo ad aprire, ecco, all'interno
si può trascrivere il pensiero della giornata, le riflessioni, quello a cui siamo grati. Ma che carino, i desideri per questa giornata che ci sarà, bellissimo, molto bello. Invece questo è un semplicissimo quadernino, diciamo A5, qui c'è scritto a 4 euro, ma è molto bello per le ciliegine, per appuntarsi anche delle ricette, non lo so, mi emana good vibes, ragazzi. Voglio continuare a vedere cosa c'è in giro, scusate se non mi riprendo molto in viso, ma ripeto, ci sono tantissime persone e non voglio violare la loro privacy, quindi vediamo un po'. Questa qui è una mensolina rosa, costa solo 3 euro e la vedo molto bene in una cameretta, magari dove insomma si può applicare, si possono mettere sopra degli oggettini, delle cose per casa, dei bimbi, no? Poi c'è il vaso in ceramica, anche questo, che riprende questo colore un pochettino perlato, madre perlato, bello, solo che 5 euro ragazzi, non è proprio un prezzo bassissimo. Una ciotola in vetro piccolina e andiamo a vedere di qua cosa troviamo. Abbiamo tantissimi oggettini in bambù, tipo il porta spazzolini o il porta saponetta, un cestino da riporre in bagno dove mettere magari, non so, degli asciugamanini, appunto degli... ah no, questo è un tappetino, tappetino da bagno rotondo, un cestino dorato, specchio rotondo e qui abbiamo addirittura il pulivetro per doccia dorato, ma questo è carinissimo ragazzi, da appendere in bagno per gli accappatoi. È molto carino anche il dispenser per sapone con questa fantasia. Tutta una parte dedicata agli occhiali da sole, anche se sono un pochettino, cioè insomma un po' particolari ragazzi. Sono belli, però insomma devono piacere come stile. E poi ci sono anche le catenine per appunto gli occhiali. Questa è molto carina ragazzi, fa pensare un po'... alle collanine che mettevano le nonne con gli occhiali. Ah! Wow! Ci sono anche quelli a cuore che sono carini. Molto carini! Oggi Bianca ha scelto un outfit tutto sui toni dei fiorellini e questo fiocco rosso. Bello, fatti vedere, guarda, ecco. No vabbè ragazzi, ho trovato dei peluche bellissimi. Guardate i maialini con il tulle. Troppo belli. Questo è troppo carino ragazzi. C'è anche il peluche maialino fatto così che viene solo 3 euro. Questo col tulle insomma viene 6 euro, sì. Guardate che carino questo micettino un po' arrabbiato, sempre 6 euro. E anche il maialino azzurro, super carino. Per i bimbi ci sono veramente tantissimi giochi da poter scegliere. Sui giochi i prezzi sono molto più accessibili, infatti quando veniamo qua di solito prendo sempre qualcosina Iris e Bianca, tipo giochi di carte oppure puzzle di legno. L'altra volta avevamo preso tipo indovina chi e si può spendere, per quello sì, altre cose insomma dipende. Comunque per la scuola non sto trovando molto. Ecco vedete, ci sono veramente tantissimissimi giochi tipo a 2,50 euro, cioè questo si può veramente spendere, mi piace tanto, anche per fare tipo tris con i pezzettini di legno. E questo che cos'è? Un kit di disegno cioè, fantastico, per disegnare diciamo. Poi ci sono tipo il gioco Memory a 1,50 euro perché è in sconto al 50%, c'è addirittura il mini biliardo da tavolo, domino, 4 in linea, questo qui bellissimo, 2,50 euro. Tutti i vasetti di Play-Doh e poi anche dei libri da colorare. Libri, ecco per esempio ci sono anche libri adesivi con gli stickers, molto molto carini. Adoro troppo questi quaderni con i peluche, troppo carini, c'è sia azzurro ma soprattutto ragazzi rosa. Anche qui all'interno delle corsie ci sono questi diari, quanto è carino questo con il cuoricino, bello, solo non so come si faccia ad aprire, non vorrei romperlo quindi eviterò di aprirlo, però è carinissimo. Anche questo è dei 5 anni, wow, bellissimo, c'hanno un profumo
odorano proprio di pagine, di fogli, di carta. Adoro questo odore, mi fa impazzire, ragazzi, è bellissimo. Il fatto che poi all'interno di questo negozio ci siano musiche un po' anni 50 fa sviluppare proprio delle vibrazioni molto belle, molto positive. Se avete una giornata un po' no e volete tirarvi su di morale, fate un giro da Tiger e ce la farete. Per me sta succedendo così. No, vabbè ragazzi, ricordo tantissimo questo qui, cioè tipo questo scacciapensieri, io lo chiamavo così, cioè si chiamava così ai miei tempi. Da bambina mi divertivo tantissimo a giocarci e era il mio gioco preferito prima di andare a dormire. Vabbè, questo qui è con l'alieno, ma se ci fosse stato con altri personaggi l'avrei preso per le mie bimbe. Costa solo 1,50 euro. Due ciotoline, non lo so, qua fa vedere che ci sono dentro tipo gli Smarties, a 1 euro. Questi vasi in vetro a forma di conchiglie a soli 1 euro e questo specchio a 1,25 euro, mi pare di sì, carino. Diario anche per self care, cura della persona. Vediamo cosa c'è scritto dentro. Allora, quindi, le intenzioni del giorno, quello che siamo riusciti a fare durante il giorno, quello che progettiamo di fare a livello di self care, il momento di gratificarsi, di ringraziare l'universo e poi i risultati finali. Sale rosa dell'Himalaya per il bagno, wow, 8 euro, carina. Altre bombe da bagno a 4 euro. Questo per mettere il sapone con l'erbetta finta sintetica. Cerottini a forma di cuore e anche con gli animaletti. Altri contenitori in bambù a 4 euro e anche delle cornici a 2,50 euro. Piantine finte e poi piattini piccolini a forma di fiorellini a 1,50 euro. Vasetti di questi colori rosa, lilla, bellissimi a 2 euro, quelli piccoli, quelli un po' più grandi 2,50 euro. Ciotolina in ceramica con dentro i mirtilli a 2,50 euro, questa è in sconto, mi piace tantissimo. Questa qua mi fa pensare a una colazione sana, ragazzi, mettere dentro tipo lo yogurt greco, troppo bello. Ma guardate che belli questi utensili in bambù, tipo il porta scottex, ma anche questo qui in vetro, la pressa, cioè in pratica serve per fare il cappuccino, tipo per fare la schiumetta del latte. Chissà, fatemelo sapere giù fra i commenti se lo sapete. E poi arriva tutto il reparto dedicato alle porcherie varie biscotti, patatine, caramelle di ogni tipo. Carinissime queste tazze, troppo troppo belle, troppo carine, wow! Ho fatto questo giro, compiuto questo giro, è stato molto bello vedere tutte queste cose bellissime che alla fine sì, sono utili alcune, ma altre sono molto così easy. Abbiamo preso qualcosina giusto per le bimbe, adesso ritorniamo verso casa. Oggi è una giornata caldissima, siamo venuti a prendere un po' di fresco dentro questo centro commerciale, attenzione bimbe, e adesso torniamo a casa. Il dovere ci chiama, il dovere di iniziare a preparare la cena. Io vi ringrazio tantissimo per essere rimasti con me fino a qui. Fatemi sapere giù fra i commenti se questo video in qualche modo vi è stato utile o vi è piaciuto. Io vi mando un bacione grandissimo e ci vediamo presto al prossimo video. Ciao ciao.